Eccoci qua ragazze mie, direttamente da Sarezzo, lei, la nostra, ditelo tutto insieme, la nostra Mari! Perché ragazze, lei si... sposa! Fantastiche, preparatissime, bellissimo! Da notare il movimento di antenne paraboliche che riesce, il ragazzo dietro gli si incrociano gli occhi, attenzione, ecco. Ci teniamo a precisare che abbiamo presente l'uomo del monte, ecco, è dietro a voi. Come si chiama l'uomo del monte? Andrea! E lui è il vostro testimone, no? Sì. Il ruolo nel gruppo di Andrea. Testimone. Ok, quindi è il tuo testimone ufficiale. Due testimoni. Ah, abbiamo anche belli capelli, abbiamo. Ecco, belli capelli, ricciolo, capriccio, come si chiama invece? Annalisa e Andrea, i testimoni della nostra sposa Mary, giusto? Voi amiche tutte sarete presenti al matrimonio? Ci sarete tutte? Sì! Che brave, che bello. Siete amiche da una vita, ragazza, vi conoscete da tanto? No, da poco, però attenzione, intanto sto facendo una mini riunione condominiale, la Mary ha detto, ah ma ci sono, ti sei accorta, sono le tue amiche? Non sono infiltrate? Mary, ci... Attenzione, abbiamo fuori dei fan. Sì, no, mi ha puntato tre volte. Ti ha puntato? Sei stata puntata? Sì. Tre volte? Sì. Attenzione, guardate, i ragazzi, purtroppo da casa non potranno vedere queste cose, però da fuori si vede... Come facciamo? Vediamo se riusciamo a farli vedere un attimo, anche a casa... Perché a casa si chiederanno Mary cosa hanno i tuoi fan. Vediamo di riuscire a far capire alla gente a casa, i fans della Mary, i fans. Aspetta, ce la possiamo fare, aspetta, forse sì, vediamo, eccoli lì, guardate i fans della Mary. C'è proprio una cosa, ecco, guardate la Mary, che successione che ha avuto stasera, ecco, questo rimarrà impresso nella storia della Mary. Sono soddisfazioni, Mary, sì, sono soddisfazioni, direi. Pubblico delle grandi occasioni. Ok, anche l'uomo del monte è disgustato, è una cosa pazzesca, non capita mai, tra l'altro, giusto, no? Nel senso, ok, e Mary, con chi ti sposi? Con Daniele? Con Daniele. Come lo chiami nell'intimità, Daniele? Amore mio. Sempre amore mio. Ci fai vedere come sei nell'intimità? No. Attenzione. Anche no. Una simulazione? Basta. Aspettate un attimo, attenzione. Attenzione, facciamo primo piano che c'è dietro. Ecco, torniamo a Mary che simula. No. Come lo chiami? Rudius? No, quello. Rupus. Ah, Brutus addirittura, perché ti prende. Andrea, mi simuli Brutus. Mi fai. Attenzione. Fammi una scenetta. Siamo alla prima notte di nozze. Sei. Mary, sei in camera, sei lì con Brutus. Il tuo Brutus. Vai amore! Prendilo dalla porcona! Bella porca, è tutto tuo! Bella! Questo sì che amore! Fantastici! Bellissima scenetta! Pazzesco! Brutus! Ma Brutus, mi puoi anche simulare come farà fisicamente Brutus? Attenzione! Sì! Eccoci qua! Fantastici! La prima notte della Mary! Bellissima! Ecco, ragazze, è vietato ai minori, ovviamente, questa. Ok. Sei anche il cugino, però. Sei anche il cugino, quindi la perversione aumenta sempre di più, ecco. Il cugino che fa Brutus e si ingroppa la Mary. Perfetto, è stato uno spettacolo bellissimo, ragazze. La ragazza è contenta di essere entrata, ha detto, cosa mi perdevo a stare fuori. Però forse è stato meglio, se no arrivavano quelli là, che era peggio. Ok, va bene. Mary, vuoi dire una cosa a Brutus prima di cantare? Vuoi meglio tacere? Oh. Che lo amo e lo voglio sposare tantissimo. La testimone e condivide tantissimo. Ma attenzione, c'è stato uno scappellamento dietro. Abbiamo una cosa. Ecco, è successa una cosa. Come si chiama l'amica? Manuela. Emanuela, portata.
ha preso le sembianze di Brutus e vorrebbe partecipare anche lei alla prima notte di nozze. No. Niente, niente da fare. Ok. Vuole fare la riunione condominiale vestita così? Siete pronte ragazze per cantare? Via. Siete cariche? Sì. Ci fate sognare? Vai. Ci fate sognare? Quella, quella. Sì, Mary di Sarezzo si sposa il suo Brutus, un ragazzo fine. Bionde trecce gli occhi azzurri e poi le due canzette rosse e l'innocenza sulle note tue, l'arancia ancor più rosse e la cantina Thank you.